Anche quest'anno Panasonic si presenta all'ISE con tanti prodotti nuovi, tante novità, soprattutto nella fascia del display e dei videoproiettori. Nel caso dei display, come tutti sapete, è stato annunciato che Panasonic smetterà la produzione dei plasma da fine marzo. Abbiamo pensato di sostituire o di comunque coprire questa quantità di prodotti con prodotti LCD. E stiamo presentando durante l'ISE una circa dozzina di prodotti nuovi. Sono Gianluca De Alberti, Sales Manager Italia per Panasonic, mi occupo della parte visual, quindi display e videoproiezione. Per quanto riguarda i display, abbiamo in anteprima il nostro nuovo monitor 84 pollici 4K che va a sostituire di fatto l'85 pollici plasma per il quale abbiamo terminato la produzione a fine dicembre. È un nuovo monitor, quindi per uso professionale, robusto, quindi trasportabile, con tutte le caratteristiche che aveva il nostro plasma 85 pollici a livello di robustezza e affidabilità. Oltre all'84 pollici, che sarà disponibile diciamo verso ottobre 2014, avremo anche un altro prodotto, 98 pollici, sempre 4K, quindi in alta definizione, con le di robustezza e affidabilità dell'84 pollici. Anche il 98 pollici sarà disponibile entro fine di quest'anno. Diciamo che sono monitor che vanno prevalentemente in ambito rental, noleggio o meeting room di alto livello. Per quanto riguarda i display, come novità presentiamo quest'anno anche un display outdoor con certificazione IP44 e IP55 in formato 47 pollici, direct LED, con connessione digital link, quindi una connessione audio-video controllo su un cavo solo a una distanza fino a 100 metri. La luminosità, abbiamo una versione da 1000 candele e una da 2000 candele. Poi abbiamo tutta una serie di nuovi prodotti sia entry level in formato 42, 50 e 65 pollici, sia in formato diciamo semi-consumer, quindi con utilizzo 16 ore al giorno, sia una fascia più professionale 42, 47, 55 con certificazione 24/7. Infine abbiamo una serie di nuovi prodotti in uscita da aprile a giugno, interattivi in formato 50, 65, 80 pollici, quindi con un touch multi-touch 6 punti, con integrato il software per utilizzo da scuola, quindi il software Panaboard che utilizzavamo sulle lavagne interattive, e con a bordo integrato il nuovo protocollo Miracast per utilizzare il monitor in funzionalità wireless. Abbiamo qua alle nostre spalle il monitor video wall da 55 pollici che presentiamo anche questo come nuovo prodotto qua all'ISE. Avevamo già listino un 55 pollici da 800 candele, presentiamo invece come novità un 55 pollici da 500 candele, disponibile anche in formato 47 pollici, quindi permette di fare video wall fino a 5x5 con una cornice ultra sottile bezel to bezel da 5 mm circa. Per quanto riguarda invece la videoproiezione, presentiamo quest'anno un nuovo prodotto 3 CDLP che va diciamo a posizionarsi nella fascia tra il 13.000 e il 20.000 che già avevamo a disposizione, quindi disponibile a listino. È un nuovo prodotto da 16.000 lumen, 3 CDLP, 4 lampade, per utilizzo prevalentemente rental, con risoluzione 16 noni, quindi 1920x1080. E infine un'altra novità importante per quanto riguarda la tecnologia laser, un nuovo prodotto mono DLP laser da 6.000 lumen con due versioni, una wide 1280x800 e una full HD 1920x1200. È una tecnologia quindi senza lampada, LAN free, maintenance free, quindi 20.000 ore, senza filtro, senza necessità di manutenzione, con la possibilità di sostituire le ottiche, quindi può utilizzare tutte le ottiche in dotazione ai monochip DLP attualmente a listino, inclusa la nuova ottica, quindi ultra short da 0,30, la DL030, che può essere montata anche su questo proiettore.